siamo alla PMA, il laboratorio della procreazione medicalmente assistita dell'ospedale della Fratta. Parliamo con la dottoressa Francesca Ciociola, perché questo è un momento molto importante per questo laboratorio, che assorbe anche molti pazienti, molte coppie che arrivano da Firenze, da Careggi. Sì, la procreazione medicalmente assistita adesso è molto importante per tante coppie, in quanto purtroppo la gravidanza si sceglie in età un pochino più avanzata e quindi aumenta tanto la richiesta. Di conseguenza quindi abbiamo accolto di recente anche diverse coppie che derivano dall'azienda della Centro per appunto cercare di ridurre anche i tempi di attesa, perché il tempo è il fattore fondamentale anche per il buon esito di queste procedure. Infatti sono moltissime le coppie che vengono da voi. Cosa avete di così speciale che fate solo voi? Diciamo che facciamo solo noi nell'ambito della regione toscana è la diagnosi genetica preimpianto, quindi è possibile in alcune coppie in cui vi sono delle specifiche patologie genetiche poter offrire questo servizio di diagnosi, in modo tale da andare a trasferire all'interno dell'utero soltanto l'embrione sano. Abbiamo visto con grande fascino come viene catturato dall'operatore in una cannula, in un aghino, lo spermatozoo e poi viene inserito nell'ovocito. È bellissimo il vostro lavoro. È fantastico, noi lo facciamo con tanto entusiasmo perché ci crediamo tanto e è una grandissima soddisfazione quando riusciamo a gioire con la coppia dei risultati. Senta, quante coppie riescono ad andare comunque fino in fondo e una donna riesce a rimanere incinta? Dipende tantissimo anche da qual è il fattore dell'infertilità e anche dall'età, diciamo, della donna. Come vi dicevo prima, l'età è il fattore principale anche per il buon esito della tecnica. Comunque mi sembra di aver capito che il dottor Mencaglia è riuscito a costruire un centro molto importante e rinomato, quindi vuol dire che a segno vanno molti. Sì, diciamo, appunto è tutto anche merito, diciamo, del team e dell'entusiasmo che tutti noi ci mettiamo, dal medico al biologo, all'infermiera, alla segretaria, è un team che lavora con grande entusiasmo. Un team molto al femminile, a parte il dottor Mencaglia, e voi lavorate veramente molto in modo molto unito. Sì, siamo una piccola famiglia, diciamo, tanti anni già che lavoriamo qui e lo facciamo veramente con tanto cuore, ecco. Vi rendete conto di essere un'eccellenza? Ce lo dicono, sì, lavoriamo tanto, anche aumentano i numeri, aumentano le prestazioni che eseguiamo e appunto riceviamo un bacino di utenza non soltanto da pazienti della sud-est, della Toscana, ma anche un po' da tutta Italia. Senta, un'ultima cosa, ma non meno importante, ci vuole una certa attenzione nei confronti delle coppie, delle donne che vogliono rimanere incinta, ci hanno provato e magari non ci riescono. Come vi approcciate a queste coppie? Per questo abbiamo un servizio specifico di psicologia. Quindi è fondamentale non soltanto l'aspetto medico, tecnico, anche del laboratorio per quanto riguarda i biologi, ma per questo supporto è fondamentale chiaramente il ruolo dello psicologo.